Anna chiama Anders. Forti, hai comprato un walkie-talkie. No, non è un walkie-talkie, è un baby call. Mamma, mamma! Lo sai che la mamma ti vuole bene e non può vivere senza di te. Sì, lo so, mamma. Ho sentito dei rumori che non provenivano dal baby call di mio figlio perché lui dormiva. Hai intercettato un altro baby call? Si possono sentire altre persone. Vieni qui, dove scappo? Credi che io stia esagerando? Credo che tu sia una ragazza gentile e sensibile che però ha dormito poco ultimamente. Come puoi attaccare una sua foto sul muro? È mio padre. Non ricordi che cosa ti ha fatto, eh? Di che state parlando? Il nuovo avvocato del suo ex marito vuole presentare ricorso perché sostiene che sia stata ascoltata solamente la sua versione dei fatti. Sapete cos'è successo? Ha cercato di buttarlo dalla finestra. Conosce l'età di suo figlio? Certo, ha 8 anni. Ho chiesto conferma ai servizi sociali e mi hanno detto che Anders ha 10 anni. C'è un errore, crede che io non sappia l'età di mio figlio? Ti è mai capitato di dimenticare dove sei stato? A volte vedo cose che non sono reali. Devo obbedire, se no la mamma si arrabbia. Non devi preoccuparti, la tua mamma è veramente gentile. Non dire niente, o farati peggio. Tu sei l'unica persona che può salvarlo.